Carmina, di 68 anni, Maria Crescenza Zagarrio, di 69 anni, Liliana Minacori, di 59 anni, Selene Pagliarello, di 30 anni, Giuseppe Carmina, di 88 anni, Calogero Carmina, di 59 anni, Angelo Carmina, di 72 anni, Giuseppe Carmina, di 33 anni, Carmela Scibetta, di 60 anni. A tutti i loro cari vanno le condoglianze del governo e le mie personali. È essenziale, naturalmente, che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare tutte le responsabilità. Episodi come questi non devono accadere, sono inaccettabili. Voglio anche ringraziare le autorità coinvolte, a partire dal sindaco di Ravanusa e dal prefetto di Agrigento, gli operatori della Croce Rossa Italiana per l'assistenza alla popolazione e i soccorritori, i vigili del fuoco, l'arma dei carabinieri, i volontari che sono intervenuti subito, hanno lavorato senza sosta e sono riusciti a salvare la vita di due donne. Nel mio discorso di oggi intendo affrontare gli argomenti di cui si occuperà il Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta della pandemia, del prezzo dell'energia, della gestione condivisa delle crisi, della difesa comune, delle migrazioni, dei rapporti con paesi esteri, in particolare Bielorussia e Ucraina. Parlerò anche dei temi in discussione all'Eurosummit, la ripresa economica, l'unione bancaria, l'unione dei mercati dei capitali. L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron, dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa. Nell'ultima settimana all'interno dell'Unione Europea si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti. In Italia l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita. Il governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito tutti i cittadini a mantenere la massima cautela e a continuare a rispettare le regole che ci siamo dati. I dati di oggi descrivono però un quadro molto diverso da quello dell'anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297.000. 12 mesi fa erano 675.000. Nonostante un livello di restrizioni molto maggiore di quello attuale. Le persone ricoverate sono 8.026. Il 14 dicembre del 2020 erano 30.860. Negli ultimi 7 giorni ci sono stati in media 95 decessi al giorno. Sto per rientrare. Nello stesso periodo di un anno fa erano stati 629 morti al giorno. Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Ecco, ci possiamo fermare un momento e...